Mahmood e il volo, stanchi e sorridenti, appaiono sulla copertina del settimanale TV Sorrisi e Canzoni che dopo il Festival di Sanremo per tradizione dedica la sua cover ai vincitori. Manca Niccolò Morricone, in arte ultimo, che non si è presentato allo shooting fotografico. Ci siamo trovati di fronte a un piccolo dilemma, se mettere in copertina un fotomontaggio o raccontare la verità e abbiamo deciso di fare trasparenza, ha spiegato il direttore Aldo Vitali a TG Com24. Nell'intervista ha confermato che Ultimo non compare nella copertina per quanto successo all'Ariston, in sala stampa si è arrabbiato con i giornalisti e poi è andato in albergo, abbiamo cercato di convincerlo a venire ma era molto alterato. E quindi si è deciso di immortalare Mahmood e il volo in copertina, avere Mahmood in copertina da solo sarebbe stato sbagliato nei confronti del volo che invece erano lì, con noi, felici del terzo posto. Per la prima volta non compare il secondo classificato sulla copertina con gli altri protagonisti del podio. Non era mai successo e proprio per questo non ci sembrava giusto mentire. Per quanto riguarda il mistero delle due copertine, Vitali spiega, la cover ufficiale, quella con il volo e Mahmood è stata scattata alle 3 di notte, ma se chiudiamo il giornale alle 5 del mattino, non riusciamo a raggiungere le edicole di tutta Italia il lunedì, così fotografiamo prima tutti i cantanti con il premio in mano, e non si sono mai rifiutati nonostante la scaramanzia. Appena viene proclamato il vincitore partiamo con la copertina che abbiamo nel cassetto per poter raggiungere tutti. Poi la sostituiamo in corsa e mandiamo avanti la seconda cover. Infine, il direttore di TV Sorrisi e Canzoni ha commentato le polemiche che vedono protagonista Ultimo, ha sbagliato, poteva partire da un presupposto ragionevole, che si poteva discutere. Detto ciò, noi siamo pronti a intervistarlo. Punto copertina TV Sorrisi e Canzoni senza Ultimo. Il Festival di Sanremo 2019 non ha lasciato solo uno strascico di polemiche ma anche un bel mistero che si risolverà solo oggi pomeriggio quando, intorno alle 16:00, Aldo Vitali prenderà in mano la situazione e via social spiegherà quello che è successo. Al centro della questione non ci sono Ultimo e le sue polemiche social, almeno non del tutto, ma c'è la copertina scelta per il TV Sorrisi e Canzoni in edicola domani. Come sempre la nuova edizione del settimanale è dedicata a Sanremo con tanto di speciale da sfogliare per scoprire i retroscena su ospiti, cantanti e tutti coloro che, in qualche modo, hanno preso parte alla kermesse. Fin qui tutto normale se non fosse che proprio nelle scorse ore la rivista ha annunciato la sua copertina mostrando il volo e Mahmood insieme ma senza il secondo classificato ovvero Ultimo, che non si è presentato sul set per la foto di rito dopo le polemiche. In particolare sui social si legge che lo scatto è stato realizzato alle 3 del mattino e che il cantante era già andato via dopo il responso finale. Le rivelazioni di Aldo Vitali. Sulla pagina ufficiale del settimanale si legge, come ogni anno il lunedì dopo Sanremo arriva in edicola la copertina con il vincitore del Festival di Sanremo. Da oggi 11 febbraio trovate Mahmood e i ragazzi del volo sono sulla cover del nostro settimanale. All'interno c'è tutto quello che ancora non avete visto del festival, con un dietro le quinte indimenticabile e tantissimi altri servizi con i protagonisti di questa bellissima settimana passata a Sanremo.
Rimane il fatto che alcuni, Caterina Balivo compresa, abbiano ricevuto un'altra versione del settimanale, ovvero quella con in copertina solo Mamù ed è con il volo tagliato via da un ritocchino. Quale sarà la versione in edicola domani e perché i tre tenorini sono stati cancellati? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.